ieri sera che hai fatto? Perché ho visto su Instagram che hai messo foto, che eri fuori, dentro, sei uscita. Sono andata a mangiare da Cantozzo, sai quel posto pazzesco dove ti danno a mangiare? Sì, ho sentito nominare. Ci sono andato con un ragazzo, lo sto frequentando da un po', questo è troppo dolce, troppo carino, tenero, proprio tenero. Lo cucinano da Cantozzo, che tenero. No, no, che stupido. No, vabbè, scusa. Di sentimenti, di amore, tu mi dici no. È troppo dolce, troppo tenero, ho mangiato da Cantozzo, voglio dire. Cioè, tu lo sai che io sono sempre così, però stavolta, credimi, è giusto, è quello giusto. Siamo compatibili al 100%, perfetti, proprio. Buon per te, basta che non so cucinare da Cantozzo. Basta! Voglio dire, non si sa mai, poi te ritrovi il fidanzato tagliato a fettine su un piattino, non ce dico. Ed eccoci di nuovo in diretta su GS Radio Speaker Life, ancora per un'ora in compagnia di Rugantino e Alexis, e abbiamo una nuova rubrica che vogliamo introdurvi, ovviamente fortemente voluta da me, perché a me sono capitate tantissime cose strane nella mia vita, giornalmente, ovunque vada, e quindi questa rubrica si chiama appunto Esperienze Strane. Vogliamo che voi, radioascoltatori, la condividiate con noi. Anzi, ci fa segno il nostro fonico Alessio Di Pietro, che saluto, che abbiamo già la prima telefonata di un radioascoltatore. Ciao, chi sei e da dove chiami? Ciao, sono Luigi e chiamo da Catania. Oh, benvenuto in trasmissione Luigi, che bella voce, molto particolare ma anche molto comune. Insomma, è una voce nuova, assolutamente. Particolare sì, perché è bella, forte, possente. Vabbè, ma comunque, comune. Parlaci della tua esperienza sana, carissimo Luigi. Sì. Esco da alcuni giorni con una ragazza, per carità carina, ma lei è un po' particolare, anzi molto particolare. Insomma, non mi sembra che sia scoccata la scintilla, anzi, proprio il contrario. Vabbè, capita, vabbè, dai. Ma scusa Luigi, io non ci vedo niente di così strano come esperienza. Alla fine succede una ragazza, non ci si è andato d'accordo e è finita là. Cioè, non ci vedo la stranezza, perdonami, oppure illuminaci. No, ma cioè, penso. Ti sei trovato male, non capisco. Spiegaci un po' la situazione. No, ma penso che lui voglia dire, insomma, che la sta frequentando da tanto tempo, ma nonostante questo continua a trovarsi male, giusto Luigi? Esatto, però non so come tranciare la situazione, non vorrei offenderla. Perlomeno allora, almeno sei carino, non vuoi ferirla, quindi voglio dire, sta ragazza non è stata così un disastro, se non vuoi farla soffrire. Più che altro ho paura che mi faccia del male, mi è sembrata una tipa violenta. Ci ha presentato un amico in comune di nome Marina. Luigi, scusa, ma per caso questa Marina va in palestra alla Wellness Fitness? Sì, lei è brava, ma come fai a saperlo? Frequenti la sua palestra? Non proprio, chiamalo intuito femminile, sesto senso, non so, ma io vorrei continuare questo giochetto con te, caro. Ma la ragazza di ieri, per caso, una biondina che si è presentata come Alex? Sì, sì, esatto, ci sono uscito anche ieri sera. Non sai che strana che è, quanto mi faccia paura. Secondo me è psicopatica. Addirittura. Ma secondo me lo psicopatico sei tu, Luigi. Cioè, tu non puoi prendere una ragazza e andarla a prendere sotto casa con la tua bella BMW che te la avanti a ogni incrocio che passi, a ogni semaforo che praticamente lo passi col rosso, la porti nel miglior ristorante e mangiate le cose più buone. Cioè, una pasta alla carbonara che non l'avevo mangiata mai, questa ragazza sicuramente, e poi andate al parco, vi sedete nella panchina a guardare le stelle per tutta la notte, la riaccompagno a casa, la baci, e poi vai in giro a dire così, radio, come se fossero quisquiglie e piccolezze, che sta ragazza a te non ti è piaciuta, non è scoccato niente. Cioè, ma che sono ragionamenti da fare? Ma qua lo psicopatico sei tu, ragazzo. Ma tu come lo sai che ha fatto tutta la...
che è andato a prenderlo con la, a prenderla con la macchina, la carbonara, la panchina, cioè su tutte queste cose, scusa. Ha detto tutto lui, cioè non... Non te l'ho detto, si chiamava Luigi il tipo di ieri? Non mi ricordo, no, però ogni tanto... Ma tu vedi questo? Ma te lo dico io, veramente, psicopatico, ma che ne so, ma vedi di andare via, vatti a cercare una ragazzetta stupidetta che ti dice sì e no, 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 sì, sì, qualcuno, una posteggiatrice, così puoi fargli vedere la tua BMW e gliela puoi sbattere nel muso, i soldi quando paghi, lo sobbuco, la carbonara, ma io non lo so, ma vedi, che gente, ma io non lo so, per queste persone, Ale, queste persone non le fare più... prendergli la linea in trasmissione, forse, non ho capito. Forse che è esperienze tempo. Strane, sì, ma... No, forse è meglio andare in pubblicità, tra poco! Luigi, che nome del cazzo, ma... Ecco, appunto. Pubblicità.